L'antico filosofo Pirrone sosteneva che lo scopo della filosofia era poter tornare alle attività di tutti i giorni con spirito rinnovato, e per questo gli piaceva essere sorpreso dagli amici nell'atto di pulire il suo maiale. Il prossimo ospite è un filosofo, è stato sindaco di Venezia, è con noi Massimo Cacciari. Ben arrivato professor Cacciari. Io volevo cominciare con una domanda che mi preme particolarmente, visto le vicende successe la settimana scorsa. Lei è docente di estetica. La mia domanda è questa: che ruolo ha la categoria del disgustoso nell'arte moderna? Mi riferisco ad alcuni esempi anche forse noti al pubblico. Francis Bacon, Damien Hirst che taglia le mucche e le mette nella resina ipossidica, Serrano, Peace Christ. Per l'arte moderna il problema sta nel comunicare al di là della rappresentazione, e comunicare sempre implica anche un elemento, una dimensione di violenza. Uh-huh. Per comunicare devo tentare di penetrare, la parola è anche un po' un'arma. Uh-huh. E quindi l'arte contemporanea forse esaspera questa dimensione di violenza, di aggressione, che è anche implicita nel nostro linguaggio. E cosa si dice? Queste opere sono immorali. Ma la categoria della morale non ha niente a che fare con l'arte, assolutamente nulla. Ripeto, per l'arte il problema è quello di comunicare, di imporre la comunicazione, di richiamare la tua attenzione in modo così forte da farti male. Secondo me, anche di fronte ad una tragedia greca, uno sta male, no? Non deve suscitare sofferenza. E ti purifichi attraverso la sofferenza, impari attraverso la sofferenza. E qualche anno fa, lei si è occupato di rapporti fra filosofia e teologia, filosofia e politica, eccetera, eccetera. Io ho letto un libro intitolato Moralità, memoria e desiderio, e si occupava della moralità e faceva risalire questo al senso di appartenenza a una comunità. Io, vedendo quello che sta capitando nel nord-est in questi giorni, non so se lei condivide questo modo di vedere le cose, e mi sto chiedendo cosa sta accadendo nella comunità nel nord-est, se poi un sindaco di Treviso si permette di fare certi gesti, di dire certe cose. In certe regioni, in certe città, possono esserci dei rappresentanti politici un po' particolari, ma non rendono giustizia a quelle città e a quelle terre, nel modo più assoluto. Treviso, come molte altre città venete, è una città dove abbondano le associazioni di volontariato, c'è un sacco di gente che fa del bene senza apparire. E poi capita che a volte ci siano dei sindaci che magari quelle città non si meritano, ecco. Non sempre una città, un popolo si merita i suoi rappresentanti, non sempre. Il suo impegno filosofico si è sempre accompagnato all'impegno politico. E i valori che la ispirano, che la guidano tutti i giorni, dove li ha imparati? Uno che fa politica deve essere un ministro. Ministro è la stessa parola di minestra. Cioè? È uno che deve servire, nel senso letterale del termine, c'è poco da fare. Fare politica significa mettere a disposizione le proprie capacità, piccole o tante che siano, le proprie competenze, per realizzare qualcosa che si ritiene, magari sbagliando, che sia utile al proprio paese, ai propri concittadini, e con modestia, perché si può sbagliare. Quante volte si sbaglia facendo politica? Poche volte mai si sbaglia parlando di politica. L'Italia è un paese di politologi, di gente che parla di politica, anche i giornalisti, ma molti anche i miei colleghi professori parlano di politica e insegnano. Allora non sbagli mai. Ma se la fai, se prepari minestre, migliaia di volte sbagli il sale, la cottura, eccetera. E allora è dura fare politica, molto dura. La filosofia può aiutare in questo? La filosofia può aiutare a prendere le cose con grande distacco, cioè nel senso di non aver mai la testa nel pallone.
perché quando hai la testa nel pallone fai male il filosofo, fai male il medico, fai male il politico, fai male tutto. Non devi mai avere la testa nel pallone, le cose devi vederle da lontano, in prospettiva, e capire che tu puoi contribuire molto poco a realizzare quello che vorresti realizzare, perché tutti i nostri affari sono, ahimè, dominati da una legge. Quale? È un termine difficile, non so se si possa dire. Diciamolo. Si chiama eterogenesi dei fini. Eterogenesi cioè, dei fini. Tu vorresti arrivare lì e invece arrivi da un'altra parte. Quasi sempre non realizzi quello che vorresti realizzare, spesso realizzi l'opposto di quello che vorresti realizzare, e purtroppo le cose umane vanno così. E allora bisogna prenderle con grande modestia e con una certa distacco. E quindi in questo senso forse anche il fare politico può aiutare l'impegno filosofico, la ricerca filosofica. Ma veda, nella nostra tradizione, filosofia e politica, a differenza che in altre, non so, in Oriente, per certi versi, ma non in tutto l'Oriente, Cina, filosofia e politica sono la stessa cosa nella nostra tradizione, proprio dalle origini. I primi filosofi sono impegnatissimi nelle vicende della loro città, si dibattono continuamente con i loro concittadini, se la prendono con i loro concittadini perché non capiscono il logos, il discorso, perché non hanno ragione, perché sono degli idioti, perché seguono la loro opinione personale invece di seguire quella che è la legge. E nella nostra tradizione l'intreccio tra filosofia e politica è proprio costitutivo. Ma bisogna farla la politica per capire quanto è difficile, quanto è faticoso, quanto è dura, quanto sia duro amministrare. Lei è stato deputato al Parlamento italiano, sindaco di Venezia, europarlamentare, adesso anche consigliere regionale del Veneto. Lo fate praticamente tutte. Tutto. Sì. E in questa veste ha proposto una nuova costituzione del Veneto autonomo. Io ho dato una scorsa, è veramente molto interessante. Per quanto ne posso capire, perché in realtà vorrei chiederle gli elementi di novità, perché ce ne sono. Beh, io credo che il nostro paese abbia bisogno di una riforma che finalmente riveda l'assetto del nostro Stato a partire da quelle che anche i grandi liberali del secolo scorso chiamavano le uniche comunità originarie. Le comunità originarie non sono le regioni, e non è nemmeno lo Stato, che è appunto un dio artificiale, come dicevano i grandi teorici dello Stato moderno, ma sono le nostre città, le nostre comunità, ma non solo le nostre città, proprio le comunità originarie, cioè quei corpi cui i cittadini danno vita, cooperando, organizzandosi insieme, le loro associazioni. Quindi al di là delle etnie, al di là delle etnie, bisogna ripartire, concepire il nostro Stato a partire dalle comunità originarie, affidare alle comunità originarie tutti i compiti, tutte le funzioni che possono efficacemente svolgere, e da lì risalire. Bisogna rovesciare la piramide. La piramide attuale è al top, si amministra, si programma e si vede tutto, e poi semmai si decentra via via. No, bisogna rovesciare questa piramide, si deve partire dalla base, dalle comunità originarie, affidare a loro tutti i compiti, tutte le funzioni possibili, e residualmente quelle che loro non potranno svolgere in sede locale, affidarle a regioni, Stato, eccetera. Questo è il concetto fondamentale di questa Costituzione che abbiamo proposto per il Veneto. Qui c'è scritto: l'autonomia si fonda sull'identità storica e culturale della nostra regione, che si esprime nelle convivenze di diversi gruppi sociali, etnici e linguistici. Certo. Questo vale però forse per molte regioni italiane. Per tutte, praticamente. Potrebbe essere estesa tutto quanto. Ma certamente, questa è in base alla nuova legge, tutte le regioni italiane dovranno proporre un loro nuovo statuto. Noi abbiamo chiamato Costituzione per dargli un maggiore rilievo, un maggiore peso. Certo.